SIGEP 2020, ci troviamo allo stand della torrefazione Dersut S.P.A. e siamo in compagnia della dottoressa Giulia Caballini. Giulia, benvenuta dinanzi agli schermi di OrecaTV.it. Grazie Fabio e benvenuti a tutti in questa edizione di SIGEP. Sono molto contenta di essere qui con voi e pronta a rispondere a qualsiasi domanda. Ti faremo il terzo grado? No, dai, scherziamo. Naturalmente desideriamo racchiudere in pochi secondi quella che è la storia di Dersut S.P.A. Ci proviamo. Dersut è nata nel 1949, è stata fondata da mio nonno, il conte Vincenzo. 48 anni fa è entrato a far parte dell'azienda anche mio padre, tutti appassionatissimi di caffè. Mia sorella circa ormai 20 anni fa e io nel 2015 ho intrapreso questa carriera entrando in nell'azienda familiare. In quale territorio siete più presenti? Principalmente siamo presenti nel Triveneto, da sempre diciamo è il nostro zoccolo duro, ma stiamo puntando a espanderci anche nel resto dell'Italia e all'estero, dove abbiamo diversi distributori che rappresentano il nostro marchio ormai da anni e sono molto fedeli. Quali le peculiarità delle vostre miscele? Le nostre miscele sono tutte miscele di qualità, perché per noi è fondamentale, fa parte della nostra filosofia da quando l'azienda è stata fondata. Per noi è importantissimo e su questa si basa diciamo tutto il nostro modus operandi. Abbiamo diverse miscele, alcune che sono nate di recente per far fronte a delle nuove esigenze di mercato, come ad esempio la miscela light decerata, più digeribile per i soggetti che sono sensibili a livello di mucosa gastrica e che faticano a digerire diciamo il caffè normale e che quindi con questa miscela possono riprendere a bere caffè. Che cos'è il progetto La Bottega del Caffè? Il progetto Bottega del Caffè è nato nel 2001 su volontà di mio nonno e poi è stato portato avanti da mio padre per creare una catena di caffetterie a marchio aziendale che potesse rappresentare l'azienda in tutto il territorio dove noi operiamo e anche al di fuori, perché comunque sono una bella immagine per l'azienda e il nostro fiore all'occhiello, noi diciamo. Per cui adesso sono 130 da quando è nato il progetto e puntiamo insomma ad averne un numero sempre maggiore. Ecco, e allora, prima ancora di dare un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere nel caso in cui chi è dall'altra parte possa scrivere senza alcun impegno per richiedere maggiori informazioni e su questo progetto e sui vostri prodotti, che cosa presentate qui al SIGEP? Qui al SIGEP siamo molto contenti e felici e entusiasti di presentare il nuovo logo. Infatti l'azienda l'anno scorso, nel 2019, ha fatto 70 anni e in occasione del 70° compleanno abbiamo proprio deciso di rinnovare il logo, di fare un restyling del brand e qui al SIGEP lo presentiamo per la prima volta in via ufficiale. E se avete voglia di scriverci, bottegadelcaffè@dersut.it per aprire una bottega a marchio aziendale. E ora il momento più bello delle interviste, l'assaggio, la degustazione del prodotto light. Certo Fabio, adesso te ne offro subito una tazza, ci sono i nostri bartender qui dietro pronti a farci scoprire questo bellissimo mondo della degustazione. Sono davvero ansioso di poterlo assaggiare, alla prossima Giulia e grazie per la disponibilità. Grazie a voi, alla prossima, ciao a tutti.